No, a lui. Perché un personaggio? Te lo giuro sulla vista degli occhi. Worship, praise the Lord and bless His name. He's so great, He's good. All the man will praise Him. All the man will praise Him. Rejoice! Rejoice! No, in questo momento nel Puma. Questa è casa mia, cioè qui io qua respiro aria. Ecco una. Ecco una persona che non è capace di intendere e di godere. Sì, su questo hai perfettamente ragione, me ne sono già resa conto l'anno scorso quando mi sono candidata. Non so se hai capito, io noto. Ammetto, io confesso, però sto bene. Quindi confesso. Sono recidiva ed è anche peggio. Sonia, confessa, quante volte? Tante volte. Beata a te, quasi cambia di ricordi. Giunge a Firenze. Yeah. Frankie goes to Hollywood, meetup goes to Florence. Una prima impressione della città, Mr. Manolo. Ma guardi, noi notavamo che è una città abbastanza ordinata, ha dei palazzi che sono belli anche se sobri. Le strade sono belle, ampie, asfaltate, il traffico è scorrevole. Ci sono anche parcheggi. Ci sono i parcheggi liberi. Sanno pure esigere a Munez. È una cosa allucinante. Stanno troppo avanti. O siamo noi che stanno avanti. Però secondo me dobbiamo attraversare. Qui sul fogliettino miracoloso con dietro i miei dati del fatto check. Volete sapere i miei dati? Ci hanno abbandonato qui. Via Santa Reparata 7. Abbiamo il numero di telefono di questa Santa Reparata 7. Vogliamo vedere il 6 per favore. Visto, ma non c'è scritto niente. No, mi spieghi la storia dei numeri rossi qui a Firenze. Giunti in quel di Firenze ci siamo resi conto di una duplice numerazione. I numeri si duplicano perché uno indica le abitazioni dei privati e altri esercizi commerciali. Quindi i rossi, 13 rosso, indica un'attività commerciale, quel 9 che non è rosso, indica un'abitazione. Abbiamo trovato il 7? L'abbiamo trovato rosso? Sì, ma non è che il 7 che cercava. Zoomolo! Sì, zoomolo! Ma però Valedì, dobbiamo capire una cosa. Non ci avevano detto che i numeri rossi erano per le attività commerciali? Infatti mi rifiuto di entrare. Vedi, questo è blu. Non l'avremmo mai trovato. Spider-Man. Di Siena, concludiamo anche i lavori del pomeriggio, abbiamo davvero fatto moltissimo.
Quindi lascio la parola per le battute conclusive a Beppe. Beh, un applauso a Filippo Pittarello, Marco Canestrari, Davide Casaleggio. Insomma, abbiamo fatto una bella cosa, mi sembra. Mi sembra che abbiamo buttato il messaggio con cui vorrei chiudere questo incontro è che noi siamo l'AIDS, siamo un'AIDS di fare proseliti come un virus letale. Dobbiamo spargere queste cose che sono le cose del futuro a più gente possibile. Girate sempre con una web, filmate, se vi non fanno entrare nei comuni filmate, se mi è stato detto da un meetup, non mi ricordo più quale, sono rimbambito, mi hanno dato debriani, mi sono sbucati gente da dietro, prova questo, io ho un inceneritore sotto casa, mi hanno detto che sono andati i vigili a sequestrare, a dirgli di non andare e a fare fiato sul collo. A Rivoli, ecco a Rivoli, i vigili sono andati in casa di quelli di Rivoli, allora voi di Rivoli li dovete filmare in casa vostra, li mettete i vigili e noi li mettiamo sulla rete. Allora, quello che dico è che ho conosciuto molti di voi si sono conosciuti, abbiamo visto della gente secondo me straordinaria, sarà secondo me un inizio di qualche cosa, non so ancora che cosa. Mi stanno dicendo se dobbiamo essere nelle provinciali, se andare in Europa, non lo so, io mi piace fare pensare a piccole dosi, a piccoli passi, i nostri tempi sono più lunghi, non abbiate fretta, tanto noi siamo quelli che abbiamo capito il futuro prima degli altri, questo e state attenti a quelli che ribadiranno le vostre idee, sono i più pericolosi, quindi io vi saluto. Vi lascio con un rumeno che è venuto a trovarmi e mi ha detto una cosa stupenda, mi ha detto sai io sono rumeno e oggi ho salvato dallo stupro una ragazza e come hai fatto? L'ho convinta. Ciao a tutti. Grazie di quello che state facendo. Ciao. Ma io non l'ho vista andata, ma lei ci va? Ma era nascosto nel vano portabagagli. Non me la ricordo tra quelli che erano venuti all'andata con sono un clandestino. Bene, ho visto cose, una politica allegra. Senti Luca, tu hai fatto un intervento sullo scelto, non ci fai un riassunto di quello che hai detto? Ho detto, sentite, avete fatto solo di stronzate, c'è anche lo shake. E poi la Fiorentina di ieri, eh? La bistecca fiorentina, la cosa insana, doppia così, è tutta cruda dentro, per non parlare dei cantucci col pilsanto, per non parlare del vino, che era un vino tipico della casa, che non ricordo come si chiamava, ma era proprio saporizia, se ne scendeva proprio, altro che vino, buono. Ah, e poi i fegatini di pollo, come erano buoni quei crostini con i fegatini di pollo, diciamo che dal punto di vista culinario è stato un buon fine settimana, diciamo così.